reprimere e astenersi da internet o lasciare liberi i ragazzi sul web evitandone le insidie con l'educazione? Se il dibattito tra genitori, insegnanti e psicologi è aperto, nella giornata contro bullismo e cyberbullismo arrivano i dati sulla sopraffazione digitale di ACLI di Roma e IREF, l'Istituto di Ricerche Educative e Formative, su un campione di 800 adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Un ragazzo su tre ha offeso via internet un suo coetaneo nell'ultimo anno. Una forma di ostilità agita più dai maschietti nel 44% dei casi che dalle ragazze, qui la percentuale scende al 22%. Gli eventi negativi più frequenti in rete sono l'aver ricevuto nell'ultimo anno messaggi molesti da parte di terzi, l'essere stato escluso da gruppi online e l'aver subito minacce in rete. Una piega della ricerca si occupa di contenuti erotici e pornografici, sono facilmente reperibili in rete e due ragazzi su tre hanno familiarità con questi contenuti. Naturalmente i social fungono da cassa di risonanza. Questi dati incrociano quanto diffuso ieri dalla Polizia Postale in occasione di una ricerca svolta dal MUIGE. Gli agenti indicavano un aumento delle vittime minorenni da cyberbullismo con picchi di quelle coinvolte da materiale pedopornografico. I pericoli esistono, ma cresce anche una forma nuova di ansia, quella di non esserci su internet, l'ansia da mancata connessione. Distrutta